Naso all'insù per lo spettacolo pirotecnico che come ogni anno ha illuminato il cielo della città. La notte del 6 agosto rappresenta infatti un momento particolarmente atteso dagli aretini che rendono omaggio al santo patrono. San Donato fu il secondo vescovo di Arezzo e secondo tradizione morì martire decapitato il 7 agosto 362, dunque un grande spettacolo nella notte della vigilia della festività. Prima dei fuochi d'artificio, come ogni anno, la cerimonia di offerta del cero al patrono alla presenza delle rappresentative dei quattro quartieri della giostra, dell'associazione Signarezzi, dei musici, la magistratura e sindaci dei comuni della diocesi e i gruppi storici della provincia. Offerto a San Donato, il cero votivo decorato come di consueto dall'artista senese Rita Rossella Ciani, decoratrice anche dei ceri che i quartieri offrono al Beato Gregorio nella cerimonia che a gennaio apre l'anno giostresco. È bello vedere la cattedrale gremita di famiglie, di bambini, di figuranti e poi soprattutto le comunità rappresentate dai sindaci, dalle varie istituzioni. Ed è bello vedere che c'è una dimensione di comunità che si raccoglie, che si riconosce e che quindi vuole sentirsi comunità coesa in cammino. Ecco, mi sembra un segno molto bello e bene augurante per la nostra provincia, per tutti i comuni, per la nostra diocesi. Per me è una prima volta perché l'anno scorso, la sera di San Donato, della festa precedente, ero in viaggio di ritorno dalla GMG con i giovani da Lisbona e quindi ho potuto apprezzare anche questa prima volta dell'offerta dei ceri e mi è sembrata molto partecipata, molto festosa e un segno davvero di vitalità della nostra comunità.